Come dicevamo prima, ripetiamo lo slogan lunga vita ai capelli, perché con gli amici di CR Lab stiamo per parlare proprio di questo. E poi, tra l'altro, in un periodo come questo che è primavera, poi arriverà l'estate, c'è lo sport che si può riprendere, qualcuno non ha mai smesso di fare sport anche autonomamente, ma parliamo dei capelli e della cute, come fare a mantenere in salute anche questa parte del nostro corpo umano. E lo chiediamo al nostro amico Stefano Benassi, che è con noi anche questa mattina. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao Roberto, benvenuto a te e benvenuti ai tuoi amici di Radio Millennio. Allora, cominciamo proprio con la prima domanda che in pratica ho già fatto, quindi primavera, estate, sport, capelli, cute, come fare per mantenere in salute questa parte importante del nostro corpo? Certo, ora faccio una piccola premessa. Abbiamo fatto una ricerca di mercato e abbiamo visto che oltre il 50% degli uomini in età giovanile, quindi io parlo a partire dai 20 anni, hanno problemi di capelli. Lo stesso problema ce l'hanno anche le donne, nel senso che un 18-20% di donne inizia a avere problemi all'età dai partire dai 20 anni. La nostra casa madre è londinese, quindi ha fatto una ricerca di mercato su 2000 soggetti, 2000 maschi, e il 94% di queste persone ha il terrore di rimanere calvo. Quindi, come hai detto giustamente tu, è importante e fondamentale fare prevenzione. Esatto, affidarsi quindi a degli esperti del settore come voi. Allora, che cosa bisogna fare? Raccontacelo. Guarda, il primo step è molto semplice: chiamare l'860-8788 e fissare un appuntamento presso uno dei nostri 4 studi. Ripeto, dove sono: a Busto Arsizio, la sede storica, che ormai ha 30 anni di attività. Siamo a Como, a Novara e a Lugano. Questo esame ci permette di evidenziare eventuali anomalie. A volte capita spesso che, parlando con le persone, hanno già un buon prodotto, quindi stanno già utilizzando, quindi sono già attenti nell'andare a cercare un prodotto senza conservanti, senza parabeni, quindi non avere i tensiattivi, quelli molto aggressivi, schiumogeni, però spesso lo usano male. Mi spiego meglio: lo shampoo va lasciato sul cuoio capelluto, poi va sciacquato bene. Se tu hai uno shampoo ottimo, lo usi velocemente e non lo sciacqui, mi crei due problemi. Me lo usi velocemente, vuol dire che non lo lasci agire, quindi i principi attivi del prodotto ottimo che tu hai non lo riesci a utilizzare al fondo, e il principio attivo, una volta utilizzato, va sciacquato bene, quindi lo shampoo va tolto. L'unica cosa che deve rimanere sul cuoio capelluto sono eventualmente delle lozioni alla fine dello shampoo. Quindi fondamentale fissare un'analisi del capello, che per gli amici di Radio Millennium è assolutamente gratuito. Ah, perfetto, quindi un passo ancora più facile per andare incontro a questo mondo. Ma diciamo così, torniamo al problema: sole, mare, caldo, sport, insomma, tutto questo può spaventare, diciamo così, i nostri capelli? No, guarda, può spaventare se non facciamo quello che abbiamo detto prima. Ecco. Quindi prevenzione, un esame del capello, guardare, capire com'è la cute, capire qual è la struttura del capello, e assieme al cliente, al potenziale cliente, capire e consigliare qual è il prodotto giusto per andare a trattare. Fare sport fa bene, fa benissimo utilizzare il caschettino, anzi è obbligatorio per chi va in bicicletta, chi fa camminate, quindi il caschetto di protezione non danneggia i capelli. È lo shampoo sbagliato che danneggia i capelli, è il prodotto troppo aggressivo che danneggia i capelli. Quindi sempre attenzione a ciò che utilizziamo. Allora, in conclusione, ovviamente ricorda tu stesso il numero verde a cui chiamare per avere tutte le informazioni del caso. Certo, quindi 860-8788 per riservare questa analisi gratuita, che, come ho detto, per gli ascoltatori di Millennium è gratuita. In più, qualsiasi prodotto che viene acquistato applichiamo sul nostro listino ufficiale un 10% di sconto. Perfetto, hai detto tutto, e naturalmente ringraziamo Stefano Benassi di CR Lab, e concludiamo come sempre con la classica frase: CR Lab, i capelli trasformano e migliorano la vita. Grazie Stefano, alla prossima. Grazie a te Roberto, ciao. La mattina di Millennium.